Eccoci che partiamo. Cambiamo schermata e riprendiamo quella di Zomboid. E si riparte. Continuiamo con la nostra avventura su 6 mesi dopo. Scusate, ecco. Continuiamo e vediamo se riusciamo a capire un attimino se in questa maledetta scuola c'è quello che stiamo cercando. Intanto non ricordavo la nebbia. Questo potrebbe essere un po' un problema. Ma apriamo intanto un po' la mappa, così ci facciamo anche un'idea a grandi linee. Allora, noi abbiamo beccato qua un generatore, e quello è già utile a comunque averlo individuato. Se non ricordo male, forse ce n'era anche un altro da qualche altra parte, ma vabbè. E in questa scuola abbiamo iniziato a ripulire questa strada qua. Strada per arrivare alla scuola, abbiamo iniziato anche a perlustrare un attimino dentro la scuola, ma qua ha una doppia funzione andare in questa zona, sia liberare comunque vabbè, questa zona e la scuola, cercando magari una rivista per i generatori o delle riviste interessanti, perché abbiamo quasi finito le cose da leggere utili, ma anche poi iniziare a liberare la strada verso la nostra macchina. Macchina che abbiamo lasciato qui, lasciato perché non ce la faceva più, si continuava a spegnere ogni 3x2, ma che è piena di loot interessante. Quindi intanto vediamo, le nostre abilità sono veramente basse, però a carpenteria la stiamo alzando un po' e questo ci serve per forza, perché portarla al 4 è il minimo per poter fare i raccoglitori d'acqua che ci servono. Quindi dovremo alzare anche un po' questa carpenteria qui. Però è importante leggere prima il libro, se no non si fa un bel niente. Però dovremo dedicarle un po' più di attenzione, in modo da leggere almeno un po' di pagine al giorno. A livello di armi abbiamo una lancia, un martellone e un manganello, che sono ottime armi da tenere nella cintura. Il manganello un pochino l'abbiamo rovinato, perché a furia di picchiare l'abbiamo un po' utilizzato, però quella era la sua funzione. E poi qua abbiamo, no, nient'altro, ok, quindi sarà meglio portarsi qualcosa, perché una sola lancia e un piede di porco, per quanto il piede di porco duri una vita, è un po' pochino. Qua cosa abbiamo? Torcia, molotov, una batteria di riserva, ok. E qua poi abbiamo il solito, quindi un po' di accendini, anche fin troppi, ma è meglio averne di più che di meno. Fiammiferi, ago, va bene, ok, dai, perfetto. Allora, recuperiamo magari un paio di lance, ecco, un paio di armi in più, e poi proseguiamo con la ricerca. In realtà con la nebbia col cazzo che mi muovo. Vediamo un po', qua cosa abbiamo? Abbiamo dei coltelli. E perché li abbiamo per terra, sti coltelli che li abbiamo messi tutti là? Vediamo un po', qua ne abbiamo. Fatti. Dobbiamo portarli di là. Coltelli da cucina, mettili qui. E li andiamo a piazzare tutti qua, perché piazziamo tutto insieme. Coltello da cucina, posiziona, vai. E mettili tutti qua, perfetto. Ora, qua abbiamo un secondo piede di porco, anzi due piedi di porco, questo è ottimo, però vorrei prendere delle lance. Mi servono però delle assi, vediamo un po', il problema qui è che non abbiamo un'ascia che ci serva per iniziare a buttare giù degli alberi. Ok, va bene. Intanto ci studieremo un attimino. Intanto vediamo che anche dovremo prendere qualcosa come cibo. Ok, sardine in scatola ce le possiamo portare dietro, che si aprono senza bisogno di coperchio, cioè di apriscatole. Ah, e abbiamo dei pancake. No, ci portiamo i pancake. È vero, avevamo fatto tutti i pancake che stanno iniziando a diventare stantii, quindi facciamo colazione con questi. E poi si vedrà come peso, 73 in diminuzione, quindi possiamo anche smangiucchiare un po' senza grossi problemi. E vediamo un po'. Qua tutto marcio. Porca troia. L'aranciata, però, utile. Questo invece lo andiamo a buttare poi, perché tutto marcio non ci serve. E andiamo a vedere qua. Torcia al propano, la miera. Sì, però qua avevamo già barricato tutto. Dobbiamo solo recuperare alla fine degli assi. Ok,
Anche se queste, ecco, potremmo sgomberare queste barricate qua e barricare con la torcia. Così recuperiamo gli assi e abbiamo anche delle barricate un po' più resistenti. Quindi smontiamo. Visto che tanto fuori c'è nebbia, quindi facciamo lavori in casa, che è meglio. E qua ci prendiamo torcia al propano e la miera. No, non quella piccola, quella grande. Sì, pesano un botto, lo sappiamo. Ciao Raven, benvenuto. E con questi assi recuperati ci facciamo un po' di lance. Ciao mamma, benvenuta. Come stai? Tutto bene? Buon anno anche a te, grazie mille. Barrica la mira. Come avete passato la fine dell'anno? Smonta. Ciao Sid, benvenuta anche a te. Come stai? Tutto bene? Smonta barricata, rinnovo ovviamente gli auguri di buon anno. Pro del naso. Dormivi? Beh, beato te. Beato te perché io soffrirò sicuramente nei prossimi giorni questo poco sonno, via piedi di porco, via gli assi che mi stanno spaccando la schiena. La faccio senza morire, magari qua abbiamo già barricato con la lamiera, ottimo. Come stiamo? Ma io allora tutto bene direi, dai, non ci lamentiamo, anche qua sbarichiamo, leviamo un po' queste barricate qui. Ti hanno massacrato? No, perché? Cosa intendi? Per la mancanza di sonno? In realtà non troppo, però domani mi sveglierò molto presto, quindi sarà malissimo la situazione. Torcia? Arca troia, ce n'è pochissima di torcia. Infatti non mi fa barricare. Ciao Gersus, benvenuto. Allora, piazziamo un po' dietro sta roba. Normale, una serata tranquilla, un gioco da tavolo interminabile. Che gioco? Che gioco? Sono molto interessati ai giochi da tavolo. Allora, piazza giusta i sei assi qua. Allora, sta torcia al propano è finita, questo è un problema. Andiamo a vedere se recuperiamo qualcosa qui, ma non credo di averne una seconda. O di avere delle bombole. Invece sì, abbiamo una bombola. Ottimo. E adesso vediamo come si usa, perché non ho mai usato una bombola al propano. Se dobbiamo semplicemente sveglia presto per lavoro domani, no? Ah, ricarica, ecco come si fa. Ok, destro, ricarica torcia. Perfetto. Quindi io pensavo di poterla tenere insieme e di usare la bombola, invece no. Si ricarica semplicemente la torcia. No, domani parto per Berlino e quindi mi sveglio molto molto presto. Parlando di giochi da tavolo, si potrebbe fare una serata su Tabletop Simulator. Tabletop forse non ho l'account, non mi ricordo, però ce l'ho su Board Game Arena in caso, quindi molto volentieri. Vorresti troppo visitarlo anche te? Io è la seconda volta che esco dall'Italia, quindi non sono un grande esperto di posti, però è una tappa verso un'altra direzione. Ok. Allora, qua sta iniziando a diradare un po' la nebbia come al solito verso mezzogiorno luna. Niente, abbiamo intanto sbarricato un po' così giusto per gradire. Andiamo su a prendere un po' d'acqua. Bello, ieri abbiamo giocato a casa della follia, è bellissimo, bellissimo casa della follia. Allora, riempi tutte e due le bottiglie. Chiudi la sua cosa che è meglio. Possiamo farci un po' di assi, un po' di lance, visto che ci siamo, dai. Dai, dai, dai. Andiamo a prendere un coltellazzo. Anzi, portiamoceli tutti, tanto qui non servono più, eh. Coltello da cucina, coltello da caccia. Non so se servono anche le mannaie, lo scopriremo poi. Ma adesso ci portiamo questi. Cucina, caccia. A terra. Poi da questi assi fai crea lancia e facciamone due per ora.
Una, due. A me non piace molto, ma vorrei analizzarlo magari a voce nel caso. Motivazioni valide, penso. Del mio gruppo composto da 5 persone, sono rimane molto soddisfatta. Le somme non sono. No, a me è piaciuto molto Casa della Follia. È quello con l'applicazione, no? Nel mondo di Cthulhu. Il mondo di Cthulhu è tanta roba. Allora, ora che siamo, che la nebbia si sta diradando, usciamo tranquilli. Tranquilli per modo di dire, perché tranquillo è morto e vi lascio intendere come. E ci ritorniamo verso la nostra bella scuoletta. Tanto controlliamo che qui non si siano spostate grosse orde. Non me la leverò mai, sta cazzo di Rantega. E poi magari torniamo però abbastanza presto a casa, anche perché ci siamo fatti un po' male. Cazzo, siamo fatti un bel po' male a furia di caricare roba. Quindi mangiamo un po', visto che tanto sono stanchi, siamo sottopeso e dobbiamo recuperare un po' di ferite. E ci avviciniamo lassù. Potevamo quasi quasi portarci uno zaino in più, però è sempre un po' pericoloso poi avere un'arma a una mano. Quando arrivo più l'ufficio, ma in realtà l'ufficio è sempre aperto. Siamo metà in ferie e metà da un'altra parte. Quindi c'è mio fratello con altri colleghi e so, per una settimana sto via io. Parliamo subito di questo. Costa 75 euro, ci sono 5 campagne. Una semplice, due impossibili, una difficile, una media che dura 6 ore. Se vuoi altre campagne, devi pagarle 5 euro, due da prendere. Se vuoi giocare tutte 22, sì, quello negli ultimi anni sono aumentati tanto i costi. Per darti un'idea, noi adesso con degli amici stiamo giocando a Gloomhaven, molto bello, 140 euro di gioco. Direi fallo anche brutto, nel senso 140 euro per un gioco da tavolo mi sembra. Però negli ultimi anni sono impennati sia i giochi da tavola che i giochi di ruolo. Allo stesso modo, c'è un po' di neve. E quando ero ragazzino io, i manuali di D&D costavano 30 euro l'uno, ora i manuali di D&D costano 60 euro l'uno. E sono la metà. Ed erano molto più belli anche primi, curati esteticamente molto di più, cioè. È cambiata un po' la cosa, ecco. Da una parte fortunatamente, perché vuol dire che comunque c'è più interesse verso i titoli, però stanno iniziando a diventare un po' eccessivi. Soprattutto determinati giochi che magari sono. Oh, cazzo, sono un po' tardi. Sono poco rigiocabili. Ah, ecco, infatti avevo visto il terzo e non volevo ingaggiare finché non sapevo dov'era. Arrivo, riprendo la chat. Scusate solo un secondo, ma sono un po' occupato qui. Uno e due. Mappa di Mark Regio non mi interessa. Il terzo? Ah, è morto? Non mi sembrava fosse morto. Ok. Arrivo. Eh sì, però piglialo, cazzo. Devo sfruttare il fatto che fosse a terra. Ok. Prendiamo Zombicide, pagato 60 euro per la base. Posso giocare infinite campagne. Ovvio, ci vuole più immedesimazione, però è stupendo. Sì, in parte su quello sono d'accordo. Dipende dal gioco. Dammi poi una data di quando inizio. Ok. Dai, poi ci sentiamo. In questi giorni sentiamo. Comunque puoi sentire anche mio fratello senza problema. Qui c'è il generatore. È quello che ho segnato o una. Porca puttana, vedi che non l'avevo segnato. Ero convinto di averne trovato un secondo e infatti è vero. Ti è. Due generatori. Mettiamo questo zombo, che sennò poi ci prende le spalle. Lo sento poi tramite Discord? Perfetto, benissimo. Così poi in questi giorni ci mettiamo d'accordo tra io, lui, te, eccetera. Sicuramente comunque sì, negli ultimi anni, questa sedia ce l'avevamo mollata noi, negli ultimi anni i giochi da tavola hanno alzato i prezzi in maniera impressionante. Un paio d'anni fa era uscito il Kickstarter di
del gioco da tavolo di Europa Universalis. Lo volevo prendere assolutamente. Il Kickstarter costava 100 euro. Hanno ufficialmente annunciato Payday 3. Oh, interessante. Te lo rimando che non lo hai letto. Ah, scusa, me lo sono perso. Penso che un gioco così avrebbe una possibilità enorme. Non lasciano ovviamente in mano alla community di creare qualche missioni nuove. Venderebbero un botto, così a mio avviso vendono meno. Allora, se però lasciano in mano la possibilità di creare, poi loro venderebbero solo il gioco base, mentre i soldi li fanno con le campagne aggiuntive. Perché ti vendono una campagna, due o tre miniature che non costano niente ormai, a 20 euro. E prolungano la durabilità del gioco. Ce n'è uno qua nascosto, eh. Ripeto che si potrebbe fare una serata con Tabletop Simulator e ci giocavo a D&D. A D&D su Tabletop Simulator. Eppure sono convinto che qua ce ne sia uno. O me lo sono perso o è già venuto. Magari il gioco base anche 120 se sapessi che ci fossero molte campagne. Però, allora sì, però così non è aperto a nuovi giocatori. Nel senso, chi vuole esplorare il gioco, 120 euro non te li spende. Invece magari te ne spende... Porca troia, era entrato a scuola, ecco perché. Magari te ne spende 40, 50 per il base e qualche avventura e poi, visto che il gioco gli piace, compra anche le altre avventure. 120 euro, se non sai se il gioco ti piace, non li spendi. Ora ci ha visto quel maledetto. Ma ormai abbiamo fatto fuori gli altri, quindi zucca. Anche se non so se su Twitch si può dire. Allora, questo non c'aveva una mazza. No, e no, e tu neanche, ok. Comunque sì, in effetti ultimamente sono sempre molto cari, anche Casa della Follia è abbastanza impegnativo. Secondo me la Casa della Follia è innovativo e quindi le recensioni sono alte, però non merita così tanto, ma come detto ho altre motivazioni, ma sono discorsi lunghi. Dai, allora semmai poi un giorno ce lo facciamo molto volentieri, che a me parlare piace sempre. Avrete capito ormai che parlare mi piace. Ok. Come avevamo detto, prima liberiamo tutto il vicinato, cioè facciamo il giro attorno alla scuola e la liberiamo e poi entriamo a scuola, perché onestamente c'ho un po' strizza entrare a scuola. Ci siamo entrati per necessità, perché non avevamo armi, ma ora che le abbiamo, facciamo il giro piano piano. Ecco qui, guarda quanti, tutti attorno alla mia macchinina, brutti maledetti. Vi piace, la mia gippetta? Maledetti infami. Venite un po' qua. Questi, vediamoli attirarli piano piano, potrebbero essere la nostra fine, questi qua. Sono un po' tantini, un po' tantelli. Ci ho visto anche quello lì sotto. Questo c'ha probabilmente quello che è un coltello da burro che sembra un macete piantato nella gamba. Ora vedremo. Ok. Dai. Benissimo. Piede di porco si rovina, ma ce n'è ancora parecchia. Ah no, coltello da caccia. Coltello da caccia utilissimo perché ci si fanno le lance, che sono l'arma preferita di Gersus. Vediamo un po' qua. Tanica di benzina vuota. Pigliala un po'. E vediamo un po' di affrontare questi tre qua adesso. C'è uno sceriffone. Vieni, sceriffone. E che cazzo. Arrivo.
libero. La lancia la fai, la guardi, si rompe, ripeti, esatto. Però nel mentre ti ammazza qualche zombo. Infatti, non so se eri già entrato, abbiamo fatto un po' di lance perché siamo rimasti senza. Però che bello zaino che c'ha quello. Però soprattutto in partite con queste difficoltà, senza il multi-hit, ti aiuta. Ti aiuta perché colpisce velocemente. E quindi ti permette di colpire più zombie, perché è una velocità d'attacco abbastanza alta. Invece, per esempio, un piede di porco è più lento a colpire. E quando puoi colpirne uno solo, anche avere una velocità d'attacco buona è tanta roba, perché li rallenti. E soprattutto avere anche un alto danno, perché ti permette in questo modo di ucciderli prima. E di far sì che loro durino meno, in meno colpi vadano a terra e muoiano. Per quello è anche molto comodo un'arma che abbia un knockout molto buono, quindi che li sbalzi a terra facilmente. Sbalzarli a terra forse ancora meglio, significa fargli perdere un sacco di tempo, perché devono rialzarsi e quindi riuscire in questo modo a colpire più zombie, a gestire più zombie anche. Troia, stanno arrivando altri. Questo è un ranger. Buono. Partitone in 4 a Payday 3. Sai che non ho mai giocato a Payday, però ci si può anche fare. Una collana con crocifisso. Giacca da Ranger, ok. Ma noi come siamo messi a protezione? Orca vacca, la gamba è strappata. E cos'è, i pantaloni? Sì, hanno due buchi e sappiamo già dove sono. Sono esattamente qua tutte e due. Quindi ci servirebbero dei pantaloni buoni. Non questi, infatti. Ok, prendiamoci un cacciavite. In due con gli sconti sta sui 5 euro. Sono... Ah, beh, euro accessibilissimo. Ne ho sempre sentito parlare abbastanza di Payday, ma non l'ho mai giocato. Anche lì il mondo è talmente vasto di giochi che riuscire a giocarli tutti ovviamente è improponibile. Un euro Payday 2? Beh, diciamo che un euro me lo posso ancora permettere, va. Merda, quanti sono? Ah, c'è l'overlay con il numero di zombie e l'orario della sopravvivenza, vero? Ok, allora coltello da caccia, ottimo, pigliamolo. Poi un orologio digitale, lo pigliamo anche quello. Giacca di pelle, ma tre buchi, che cazzo? No, borsone da lavoro. Allora, riduce di 65, non è buonissimo, ma lo prendiamo ugualmente. Perché comunque quando ci possono servire, tipo in fase di traslochi o di taglio legna, sono comodi, molto comodi. Ma ancora di più in traslochi, perché anche se ne abbiamo 4 o 5 li infiliamo tutti nelle macchine. Qui dobbiamo fare attenzione perché attirarne troppi significa morire, perché sono veramente tanti. Ok, il 2 è invecchiato maluccio. Ok. Che ne abbiamo tirati un po' ora.
Arretriamo, arretriamo e picchiamo. Vai a terra, brava. Mancato, cazzo. Buono. Dobbiamo anche controllarci dietro perché onestamente qua si muovono tanto gli zombie. Ok, prendiamoci l'orologio. Mappa di Louisville non mi interessa. Non è tanto il gioco in sé che costa poco. Cosa sono DLC o mappe aggiuntive o altre cagate? Merda. Maria di DLC, ok, tipo The Sims allora. Ci sarà anche il caso poi di iniziare a tornare indietro, perché lui magari ora non è ancora stanco, ma a breve lo sarà. Fame, quello possiamo risolvere tranquillamente. Ottimo, ottimo. Allora, facciamo così, intanto mangiamo. Ok, poi pausa un secondo così controlliamo con calma. Direi che non c'è nulla di interessante. No, ne ha talmente tanti da metterti in difficoltà, a mio avviso. Tantissimi contenuti confondono quando lo apri. Capita spesso ultimamente. È un problema, quello è un peccato. Perché poi il gioco base non ha delle meccaniche, non ha le meccaniche complete, ecco. Anche Europa Universalis è così, o in generale i titoli Paradox, ed è un grosso peccato. Perché comunque, soprattutto quando esce un gioco che ha già, sai già che ci sarà questo DLC o questo contenuto aggiuntivo, cioè è stato fatto proprio apposta. A un certo punto dicevo, integralo nel gioco base e aggiungi poi qualcos'altro, invece no, coltello per il pane. I pantaloni dei Ranger fanno schifo. Un altro orologio. Ok, direi che quasi alle 8 potremmo iniziare a tornare indietro. Sia per recuperare le energie che per non arrivare a quando siamo assonnati che facciamo la metà del danno. Poi siamo affaticati. Così rientriamo a casa. Ci riposiamo, l'indomani ritorniamo e soprattutto proviamo a leggere anche un po' di... Dico, 777 zombie, allora è un ottimo momento per fermarsi, visto il numero tondo, cioè tondo, il numero... Un 777 che sicuramente dice qualcosa come la dirigenza del genio, esatto. Vero, la dirigenza. Ok. Con Lucky 7 speriamo, speriamo veramente. E a giorno invece cosa siamo? Siamo al 23° giorno, ok? Ok, dai, che possiamo provare a puntare ad arrivare al mese qua anche. Ed arrivare ai 1000 zombie magari. Sarebbe la prima volta che arriviamo a 1000, eh? A 500 ci siamo già arrivati un paio di volte, ma a 1000 mai, alla fine sono morto sempre. Tipo a 500 ci siamo arrivati sicuro nella partita in cui che stiamo facendo adesso in Riverside, in sopravvivenza, e in quella che abbiamo fatto in live in Apocalisse, dove poi siamo morti da scemi. Lì sicuro i 500 li avevamo passati. E ora in questa. Ok, questa zona dovrebbe essere abbastanza tranquilla perché, come vedete, l'abbiamo abbastanza ripulita. E qui era il punto dove abbiamo fatto il mega slalom. Si muore sempre da scemi questo gioco, è vero, è vero. Sopravvivi in modi interessanti come quando abbiamo fatto magari lo slalom lì che siamo sopravvissuti non si sa per quale motivo. Oppure si riesce a fare magari dei buoni trick come quando abbiamo seminato le orde all'inizio di questa avventura. Però
E poi alla fine muori da ebete. Spesso perché sottovaluti il rischio. Pensi di essere ormai abbastanza competente e alla fine poi zomboido te lo mette in quel posto. Ok, mi dimentico sempre che ora arriva buio molto presto perché giochiamo in inverno. E quindi abbiamo fatto bene a tornare indietro, dovevamo anzi tornare indietro prima. Perché il buio non è come la nebbia, ma è comunque pericolosissimo, ok? Quasi le 9, benissimo. Qua abbiamo un bel po' di acqua, ma dobbiamo alzare poi carpenteria. Quindi ora leggiamoci il libro. Da mangiare abbiamo ancora? Abbiamo mangiato tutto? No, abbiamo mangiato tutto. Allora, svuotiamo tutta la nostra roba, quindi posiziona la terza borsa qui, posizioniamo la tanica di benzina qua sopra. Ah, solo due ne abbiamo, è peccato. In riverside ne abbiamo 6 o 7, mi sembra, forse qualcuna di più, però questo è lo scotto che si paga con queste difficoltà dove si esplora molto meno e molto più lentamente. Orologio, siamoli tutti via, ecco che è arrivato il malus, ottimo, proprio in tempo. Elettrica ce l'abbiamo il bonus, quindi quasi quasi potremmo iniziare a smontarli questi orologi. Così da poi essere pronti per leggere il libro nuovo. Ok, benissimo, così va bene. Ce li abbiamo qua, li mettiamo. No, non nel cestino, li mettiamo qua insieme, ok. Via e via anche le parti elettriche. Perché le barre di metallo le ho qua? Barre di metallo sono a. Ah, ci abbiamo anche le armi qui. Dobbiamo allora poi sistemare un po' la roba, perché le armi di solito le tengo sul tavolo. Cacciavite qua. Fiammiferi qua. Bottiglia d'acqua, perfetto. Direi che adesso andiamo di sopra, ci sediamo e leggiamo. Magari mangiamo un po' perché stiamo perdendo peso e non mi va bene questo. Cosa mangiamo? Apri dell'ananas in scatola, va, che la roba in scatola comunque è abbastanza grassa alla fine, sono calorie abbastanza importanti. Ottimo. Qua andiamo a buttare il barattolo e cancella. Poi faremo anche un po' di ordine, dovremo fare un po' di pulizia qua dentro. Quindi, siediti, leggi il libro. Ah, e vabbè, coltelli a caccia li mettiamo via domani, fa lo stesso. Però leggiamo un po' fino magari alle 11. E poi ce ne andiamo a dormire. Anche se siamo solo assonnati, aspettiamo ancora un po'. Ok, 11:30 e stanchi, va benissimo. Dormiamo. Così non dovremo svegliarci troppo presto, ma si spera neanche troppo tardi. Spero verso le 8. Alle 8 andrebbe bene. 6:30. Sono proprio una stima perfetta, è un po' presto, però va bene anche quello, dai. Dobbiamo quindi uscire presto. Qui stiamo iniziando a finire l'acqua, quindi carpenteria la dobbiamo alzare. Semmai iniziamo a portare i legni di scarto giù di sotto. Tanto qui un po' li abbiamo perché a furia di buttare giù la roba abbiamo recuperato un po' di legna. Anche qua vedo almeno un chiodo. No, benda sporca, scarti metallici che però prendiamo. Ok. Ora di sotto. E qua altra legna. Legni di scarto. Sì. E mettiamo invece lo scarto metallico qua. E altro legno di scarto. Che andiamo a mettere per fare fuoco. Per fare il fuoco. No, 1 chilo l'uno questa roba, quindi pesa un botto. Però aiuta, perché alla fine è legno che non serve a un cazzo. E quindi lo usiamo come materiale combustibile.
Ah, non ci sta più. Mettimelo qua allora. Anche se mi pesa un po', andiamo a scaricare subito. Quindi aggiungi combustibile, legno di scarto, 17. Questo è fuoco per un bel po', Facciamo infocamino 5 ore. Ah, perché non l'abbiamo ancora scaricato, un cazzo. 17 di legno in più, andiamo da 5 ore a 28 ore, infatti è tanta roba in più. Ok, prendiamo del cibo e partiamo, direi, a sto punto. Vediamo se c'è qualcosa che possiamo cucinare. Dove cazzo è l'orologio? Orologio, orologio, orologio. Questi possono essere la vostra fine. Un orologio che parte al momento sbagliato vi fa arrivare l'orda vicino. Quindi sveglia. L'orda che avete vicino ve la fa arrivare proprio in casa. Quindi stacca e rimettilo via. E dicevo, coltelli, li mettiamo via dopo. Adesso andiamo a vedere se possiamo cucinare qualcosa. Scodella di fagioli, soffritto, soffritto non serve a un cazzo. Insalata solo con i cetrioli, no. Facciamo una scodella di fagioli. Stamattina siamo andati a dormire alle 6:30 dietro la missione del gioco. La probabilità che io diventi uno dei zombie che provano a mangiarti sono alte. Ok, semmai in caso, esatto, cercheremo di non. Cerca di non mangiarmi, per piacere. Ah, va cotto, merda. Va cotto, allora approfittiamo. Possiamo fare anche un caffè, magari? Caffettino. No, niente caffettino. Mirko Berti, benvenuto. Ciao, grazie mille per il follow. Caffettino non ce ne abbiamo? Ah, ma no, che scemo, è chiaro che non lo possiamo fare. Ci abbiamo le tazze vuote. Tranquillo, sarò la prima zombie vegetariana. Allora sono più contento, guarda. Allora facciamo così: intanto riempiamo ste tazze. Volevo uscire subito, ma aspetterà un attimino. Perché a sto punto, visto che accendo per cucinare, a sto punto ci decontaminiamo l'acqua. È il minimo per approfittare e usare meno carta possibile. Quindi accendi fuoco, foglio di carta più accendino, perfetto. E ci piazziamo scodella, secchio e pentola. Poi, visto che abbiamo comunque un bel po' di autonomia col fuoco, non appena, ecco perfetto, non appena il secchio d'acqua è decontaminato, ci riempiamo entrambe le tazze. Devo prenderlo però. Non posso, ah cazzo, non posso riempire le tazze. Non posso versarlo in tazze, versa in, ah sì, posso farlo. Brava. Infatti, versa in tazza vuota. Questo è ancora crudo, ma per poco. La pentola la prendiamo. Secchio d'acqua dietro, che ci sta spaccando la schiena anche lui. Codella ai fagioli cotta. Ottimo. E ora andiamo a vedere se riusciamo a fare al volo un bel cappettino. Crea bevanda. Eh sì che si può fare, da caffè. Caffè con, poi ci aggiungiamo dello zucchero. Caffè. Aggiungiamo oltre allo zucchero, no, basta. Zucchero di pane, miele, che schifo. No, va bene così. Ci mettiamo un secondo di zucchero, va. Zucchero. Zucchero. Ok. Li rimettiamo a cuocere, ci mette un secondo. Top.
E questa scodella di fagioli la maniamo. Così almeno ci siamo fatti un po' un caffettino che è molto comodo perché ci abbassa la fatica. Quindi ci permette di combattere più a lungo. Appena cotto, dai, dai, dai. Cotto. Qui. E spegni. Ok, abbiamo ancora un bel po' di autonomia e questo è molto buono. Allora, un caffè ce lo portiamo, uno lo lasciamo qua. Secchio d'acqua qua. Tanto abbiamo in parte tamponato il problema acqua, perché abbiamo un secchio e una pentola pieni. E questi? Come scusa, perché ce n'è uno solo? Non solo perché sono scemo. Ok, posiziona qua. Vai. Una ce la portiamo. Andiamo a buttare giù le due e i due coltelli. Intanto, Mirko, ancora grazie per il follow. Giochi anche te a Zomboid, immagino. Questo secchio è completamente vuoto. Ok, ce l'abbiamo messo dopo. Riprendiamo e andiamo avanti, va. E ritorniamo verso la scuoletta. Non ci siamo portati un cazzo a mangiare, sono veramente un idiota. Visto che siamo ancora qua, torniamo velocemente indietro e recuperiamo un po' di cibo. Annoiando, sazio, va bene. Vabbè, annoiando lo recuperiamo. Sazio è perfetto perché qui dobbiamo risalire un po' di peso. Allora, cosa ci abbiamo da mangiare? Ah, potevo fare i popcorn, ecco, guarda, mi sono dimenticato. Della pasta non la faccio per ora perché ci occupa un sacco di acqua. Non ci abbiamo granché da mangiare qua. Portati ste sardine e apri il tonno. È il tonno perché anche questo si apre senza l'apriscatole. Il resto lo mangeremo stasera perché si apre con l'apriscatole. Minchiavo, sono duro. Ho una scodella da levare. Posiziona. Qui. Ora possiamo andare veramente. Carpenteria 2. Mancano 40 pagine, dai. Se ritorniamo a un orario decente, cosa che dovremo fare perché alla fine ci siamo alzati presto, quindi ci verrà sonno presto. Possiamo finire Carpenteria 2 e a quel punto continuare ad alzare questa abilità e portarla il prima possibile al 4 per i raccoglitori d'acqua. Gersus, ti faccio una domanda molto difficile, che al quale non sono mai riuscito a capire, a trovare una soluzione. Come minchia fai a far sì che il contatore dei follower sia corretto? E quindi quando uno ti metti leva il follow, non vada avanti come adesso che è sballato. Io ho ripreso dopo uno stop di 5-6 mesi perché morivo quasi subito. Adesso ho sistemato alcuni settaggi da renderlo giocabile. Poco alla volta alzo il livello di difficoltà. Bravissimo. Secondo me è esattamente così che devi fare. Perché questo è un gioco molto punitivo e complicato. Se tu parti ad Apocalisse muori, non sai perché sei morto e non impari un cazzo. Invece hai fatto bene, hai abbassato o sistemato, nel senso in base ovviamente al tuo livello, si parte dal basso, quando poi uno vede che non ha più stimoli nel giocare la difficoltà bassa, la alza di un tacchetto. È così che si fa, secondo me, ed è così che stai facendo e infatti stai imparando sicuramente. Usa quello di Twitch che te usi sugli abbonati. Il problema è che se usi quello, non si può per i fo... Ah, ho capito. Ecco perché. Perché questo fa cagare, nel senso che, come vedi, è sballato. Io non ho 140 rotti follower, ne ho 138. Perché chi lo leva me lo conteggio ugualmente. Vabbè.
Anch'io quello, però aspetta, puoi resettarlo. Ah. Giacca di pelle, 3 bu 2 buchi. Come si resetta? Perché ho provato a levarlo e rimetterlo e conta uguale. Ti mando il link e da lì puoi settarlo di volta in volta. Ok, grazie mille. Grazie, Gersus. Adesso, Mirko, a che difficoltà stai giocando? O con che settaggi, ecco, se fai un sandbox. E questa è la mia prima partita in sandbox, quindi sono abituato a ragionare su difficoltà. Stream Elements? Sì, esatto. Dai. Ok, qua ce n'è uno. Uno solo. Dietro nessuno. Buono. Un altro che arriva lì. Non so se già ci ha visto. Forse sì. Fiammiferi. Va.